Un saluto a tutti carissimi amici appassionati di orologi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Un video dove andremo ad ospitare un orologio iconico, economico, preciso e semplicissimo nelle sue funzioni. Uno di quei modelli che una volta posseduto sicuramente non si può dimenticare. Io sono convintissimo che chiunque di voi o ne ha avuto uno, oppure ne ha uno al polso in questo momento, o perlomeno ricorderà di averlo visto al polso di qualche amico o di qualche parente. Pensate che ha 30 anni alle sue spalle ed ancora oggi è facilissimo notarlo indossato da un sacco di gente, magari in autobus oppure in metropolitana o magari al bar. Infatti Casio continua a produrre circa 3 milioni di esemplari ogni anno. Ebbene, non possiamo che non parlare del mitico F91W. Al quarzo con display digitale, forse il digitale per eccellenza. Credo che questo sia il primo modello che possa venire in mente quando si parla di questa tipologia di segnatempo. È stato il più omaggiato, rivisto in moltissime salse da moltissimi altri brand, ma lui resta l'unico, il primo è l'inconfondibile. E ci credereste che viene addirittura copiato? Potrebbe sembrare assurdo se andiamo a considerare che parliamo di un orologio di 20 euro, infatti il suo clone viene messo sul mercato a circa la metà di questo prezzo e sinceramente non me ne spiego il motivo. Ma a tal proposito vorrei svelarvi un piccolo trucchetto, perché sì, c'è un modo per scoprire se il nostro Casio F91W è originale o meno. Se ne avete uno, provate subito. Cliccate e tenete premuto il tastino di destra e dovreste vedere comparire sullo schermo la scritta Casio. Se questo avviene, naturalmente potete stare tranquilli perché avete un esemplare originale, ma se, ahimè, non dovesse comparire la scritta Casio, purtroppo devo dirvi che avete un modello falso al vostro polso. E la prima caratteristica della quale voglio parlarvi è sicuramente il prezzo e la facilità con la quale è possibile reperirlo ovunque. Su Amazon, per esempio, è venduto a circa 20 euro ed è facilissimo anche trovarlo in offerta. Tra l'altro ricordate che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto direttamente sul sito di Amazon. Qualora decideste di acquistarlo e di acquistarlo tramite i miei link, sapete che a voi non costa nulla, ma darete una mano a me a portare avanti il canale e quindi a far crescere la nostra community. E passeggiando per le vie del centro state pur certi che lo vedrete nelle vetrine delle orologerie oppure delle oreficerie, e non solo nella sua referenza di colore nero come quella che potete vedere al mio polso oggi, ma anche nelle nuove varianti colorate. Nel video di oggi ve li mostrerò tutti, infatti io ho cercato di avere con me l'intera collezione non solo per farvi vedere ogni singola referenza, ma anche magari per aiutarvi nella scelta. Perché sceglierlo oggi, vi starete chiedendo? Beh, sicuramente perché è un ottimo orologio per l'utilizzo di tutti i giorni e tutto il giorno, cioè dal lavoro allo sport al tempo libero. La sua cassa in resina, così come il cinturino, sono resistenti e comodi. Il vetro naturalmente non è uno zaffiro, ma è molto resistente ai graffi, anche se con un utilizzo intensivo sarà inevitabile vederne apparire qualcuno. Anche la resistenza all'acqua sicuramente non è da orologio diver, si ferma infatti a 30 metri, capace comunque di reggere a piogge leggere, a sudore in caso di sport o al getto d'acqua proveniente dal rubinetto di casa mentre ci stiamo lavando le mani. Insomma, un orologio del quale potremmo anche non prenderci troppa cura, diciamo così, in quanto in caso di danneggiamento possiamo tranquillamente sostituirlo con uno nuovo spendendo l'equivalente di una pizza ed una birra. E a tal proposito considerate che c'è gente che non sostituisce nemmeno la batteria una volta che questa si è scaricata, considerando che il consumo di questo modello è così basso tanto da arrivare fino a 7 anni di autonomia e che alcuni possessori decidono quindi di sostituirlo direttamente con un modello nuovo di zecca. Cinturino rovinato? Graffi? Chi se ne importa.
Ok, dai, adesso basta parlare di quanto il prezzo possa influire in vari modi sulla decisione di acquisto di un Casio F91W e passiamo alle dimensioni. Io inizierei dal diametro, che è di 36 mm, passiamo alla larghezza, 33 mm, il lug to lug sale a 38 mm, lo spessore di soli 8,4 mm e non ci credete mai, il peso arriva a soli 20 grammi. Da questi dati possiamo evincere che si tratta di un orologio piccolo e leggero. Al polso non dà per nulla fastidio e dopo qualche minuto ci dimenticheremo addirittura di averlo. Può andar bene sia per uomo che per donna, a patto di avere un polso medio piccolo. Per i polsi più grandi vedremo nelle prossime settimane il suo fratello maggiore. La cassa è di tipo rettangolare e, come vi stavo anticipando, è composta da resina, di colore nero nell'esemplare che io ho attualmente al polso, oppure di altri vari colori, come potete vedere per esempio in queste clip. In realtà ci sarebbero anche due varianti della versione nera e sono qui fra le mie mani. Una è questa, vediamo di metterla a fuoco, che è la variante con cassa, vedete, con finitura silver. L'altra invece è questa, che ha la cassa con finitura gold. Tra l'altro questo è il modello preferito da Stefania, quello che lei indossa più spesso e più volentieri. Per il resto, ragazzi, le caratteristiche sono praticamente identiche: stesso cinturino, stessa fibbia ad ardiglione e stesso modulo interno. Il cinturino di base è di colore nero e va a richiamare perfettamente la cassa, fatta eccezione per le varianti silver e gold, dove troviamo a prescindere il cinturino di colore nero, che diventa però colorato per tutte le altre versioni. La fibbia è ad ardiglione ed è in plastica con il logo Casio inciso. In questo modello è di colore nero, così come nel modello fucsia e arancio, mentre è di colore grigio nei modelli azzurro, giallo e verde. Intorno alla cassa abbiamo tre pulsanti in acciaio, due a sinistra ed uno a destra, che comandano le varie funzioni e regolazioni. Ragazzi, non ci si può proprio confondere, in quanto ognuno ha accanto il nome della funzione che lo stesso tasto va ad attivare. Abbiamo infatti a sinistra Light, Mode, mentre per quanto riguarda il tasto di destra abbiamo la possibilità di attivare o disattivare l'allarme, oppure di attivare e disattivare la funzione 12 ore o 24 ore. Nonostante siano piccolini, posso assicurarvi che si azionano molto bene e sono anche duretti il giusto, questo per non essere pressati accidentalmente. Scorrere fra le varie e poche funzioni è intuitivo, si passa dal visualizzare l'ora all'allarme al cronometro in un attimo. Possiamo far partire il cronometro o stopparlo e azzerarlo, oppure passare alla visualizzazione delle ore in 12 ore, quindi AM o PM, oppure in quella a 24 ore, che secondo me è molto più comoda. Il fondello è una leggera placchetta in acciaio inossidabile sulla quale sono incise le caratteristiche del modello, il tipo di modulo presente all'interno e poco altro, ed è praticamente l'unica parte in acciaio presente nell'orologio, tastini a parte ovviamente. Per aprirlo ed accedere al modulo, che è un'operazione necessaria per la sostituzione della batteria, basta svitare le quattro viti presenti. Tra il fondello e la cassa è presente una piccolissima guarnizione che previene l'infiltrazione di acqua all'interno, ma non esageriamo, vi ricordo che è certificato solamente fino a 30 metri. Il modulo interno è un Casio 593 con funzioni basilari, quale orario ovviamente, data espressa in giorno della settimana e mese, cronometro, allarme, manca purtroppo il conto alla rovescia. La regolazione dell'ora è un'operazione semplicissima, in più abbiamo anche l'azzeramento dei secondi e questo ci permette di avere un abbinamento perfetto con l'orologio atomico in fase di settaggio dell'ora. E questo piccolo quarzo, ragazzi, badate, perché non è mica da sottovalutare, perché non è solamente molto affidabile ma è anche molto preciso. Pensate che tutti i modelli in mio possesso non hanno perso più di 15 o 20 secondi in circa 3 mesi di utilizzo, ma vabbè, è anche vero che questo dato può variare in base ad alcuni fattori come la temperatura, la pressione atmosferica, soprattutto durante l'estate, dove il quarzo dovrebbe vibrare più leggermente più veloce e quindi guadagnare qualche secondo, viceversa d'inverno, quando il quarzo tende a vibrare leggermente in maniera meno veloce, quindi in maniera più lenta, e quindi tende a perdere qualche secondo. In linea di massima, come vi dicevo, 15 o 20 secondi nell'arco di 3 mesi di utilizzo non sono per niente male. Ed una volta al polso, poi l'orologio si distingue per la sua comodità. Il mio polso è da 17 cm e mezzo, io trovo che ci stia molto bene, non è né troppo grande né troppo piccolo. Per i polsi femminili poi io trovo che sia perfetto. Beh, naturalmente se avete un polso un filino più grande, magari che supera i 18 cm, potrebbe piacervi una cassa un filino più grande, quindi ve lo ricordo già da ora, iscrivetevi al canale ed attivate la notifica della campanella, perché andremo a recensire molti altri modelli di Casio, non solo quelli con la cassa più grande rispetto all'F91W, ma anche le versioni più tecnologicamente avanzate, diciamo così.
Il cinturino, chiaramente di fattura economica e non potremmo aspettarci di più su questa fascia di prezzo, è molto semplice, non ha nessun design particolarmente accattivante, ha però fori non troppo distanziati e questo permette di trovare la misura ideale sul polso, in più è sottile ed è abbastanza morbido e la cosa che mi ha sorpreso maggiormente è che non fa sudare. È vero anche che io tendo a non stringere troppo il cinturino, tendo a tenerlo leggermente più largo, ma ragazzi, sul mio polso non succede, nemmeno quando le temperature esterne sono più alte del solito, vi posso assicurare che non mi ha mai fatto sudare. E comunque il tutto risulta super confortevole, anche la cassa sottile che scivola perfettamente sotto la camicia oppure sotto la manica del maglione, non si impunta mai, a volte si dimentica davvero di avere l'orologio al polso. Passiamo adesso al display, che è coperto da un sottile strato di acrilico trasparente. È un LCD molto chiaro e perfettamente leggibile da ogni angolazione, come potete notare da queste clip, anche sotto la luce diretta. Di notte invece, è chiaro, avremo bisogno di un piccolo supporto che ci viene dato da una flebile lampadina di colore verde posta sul lato sinistro ed attivabile grazie alla pressione continua dell'apposito pulsante. Questa illumina molto bene la parte sinistra del display mentre va un po' a scemare verso la parte destra. Comunque, grazie a lei, di sera l'orario si riesce a leggere, ma questa tecnologia verrà poi implementata da Casio nei modelli Illuminator che vedremo nei prossimi video. Questa, a parer mio, è un'altra caratteristica che adoro. L'orologio che avevo da bambino aveva questa lampadina e non ci rinuncerei mai per nulla al mondo. Benvengano gli Illuminator, per carità, ma questa è pura tecnologia d'altri tempi. Intorno al display abbiamo una carinissima e molto vintage cornice colorata di blu che racchiude alcune scritte iconiche, potremmo dire, che contraddistinguono questa collezione di quarzi di Casio. In alto infatti abbiamo il nome del brand, Casio appunto, e il modello dell'orologio F91W, mentre in basso l'immancabile WR in rosso, cioè Water Resistant, infatti in bianco abbiamo ai lati Water e Resistant. Ed insomma ragazzi, ci troviamo davanti ad un modello che è una vera e propria macchina del tempo. Una macchina del tempo tra l'altro che ha un biglietto d'ingresso ultra economico. Un modello che non ha voluto aggiornarsi se non per quanto riguarda i colori, che sono molto allegri, estivi e che strizzano l'occhio al pubblico femminile, il quale potrà abbinarli al meglio con t-shirt, vestitini o costumi colorati. Un regalo sicuramente apprezzato e volendo da collezionare in tutte le sue varianti. Messi infatti l'uno accanto all'altro formano un bellissimo arcobaleno e trasmettono tanta allegria. Un everyday watch da utilizzare in quelle occasioni dove non indosseremo mai un modello più prezioso o costoso, o magari un primo orologio economico, o ancora un muletto sempre pronto all'uso. Che siate appassionati, collezionisti o semplici utilizzatori, questo orologio accontenta tutti, da coloro che hanno vissuto gli anni 90 a quelli che vogliono scoprirli, coloro che vogliono un orologio semplice, affidabile e robusto, ma che in caso di guasti o smarrimento possono ricomprarselo con pochi euro. Credo che di fatto queste siano le caratteristiche che hanno reso famoso ed iconico il Casio F91W. Un modello intramontabile, che non sente la necessità di diventare moderno, perché lui sa benissimo che anche i ragazzi moderni lo sceglieranno per quello che è. E voi cosa ne pensate? Magari ne avete uno al polso proprio in questo momento mentre state guardando questa video recensione, oppure siete curiosi di acquistarne uno e siete ancora indecisi su quale modello acquistare. A questo proposito, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se lo avete oppure se state pensando di acquistarlo e quale colore avete deciso di acquistare. Io come sempre vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto e vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento qui su YouTube e arrivederci alla prossima video recensione. Mi raccomando, non perdetevela, arrivederci a tutti. Un mega abbraccio dal vostro Bruno.